Amici, sono felicissimo di comunicarvi che è appena uscito il videoclip di Stupido Clark Kent, una delle canzoni della mia band Rover. L'ho fatto insieme a Cesare, insieme a Tonno, insieme a Nicole Fra dei Nirchiop, con anche la collaborazione degli altri ragazzi della band, e siamo molto contenti del risultato e siamo curiosi di vedere che cosa ne pensate voi. E niente, l'abbiamo fatto con le nostre forze, ci siamo messi in gioco a livello di scrittura, a livello di ripresa, a livello di montaggio, abbiamo fatto tutto noi e ci siamo proprio divertiti. Abbiamo dovuto registrare in due notti, al freddo e al gelo. Fra in questo è stato un grande perché non era esattamente coperto, vedrete il video. E a proposito, vi invito a stoppare questo vlog che è il backstage del videoclip, andare nel link che trovate in descrizione nel primo commento che vi manderà al videoclip, guardarlo e poi tornare qui per godervi il backstage. Grazie mille Cesare, grazie mille Tonno, grazie mille i ragazzi dei Nirchiop, grazie mille Stiva, Luca, Paga, Frank, grazie mille a tutti e grazie mille a voi, grazie mille anche a tutti coloro che al di là del video hanno permesso a me e alla mia band di fare questa canzone, di fare l'EP ultima stagione e di fare anche il tour e di fare tutto. Mi raccomando, è molto importante per noi, lasciate un bel commento sotto quel video e anche un bel mi piace. In questo caso, più di molti altri, ci aiuta davvero tanto. Oh, quant'è che non lo dicevo. Tra l'altro, se avete voglia di fare uno screen mentre guardate il video, farvi una foto, fare una foto, fare quello che volete e metterlo nelle storie Instagram taggando Rover Band, noi saremo ben lieti di mandarvi una foto speciale solo per questa occasione. Grazie di cuore, ragazzi. Andate a guardarlo e tornate qui. Ci vediamo tra poco. Mattina presto, Tonno sbatte il succo, Cesare pulisce il tavolo e Beatrice viene disturbata da noi. Stiamo iniziando ad allestire. Prima cosa, dobbiamo creare un punto per la regia per vedere quello che succede nella camera. Quindi potremmo usare uno dei monitor che non ho mai aperto. Lui potrebbe essere un buon occhio per la regia. Voilà. Adesso mi spieghi perché mi hai fatto portare le mie ciabatte. Vedrai, Tonno. Brava Bea, pulisci tutto il set, mi raccomando. Non ci deve essere polvere sul set. Bravo Nelson, sposta. Cesare, cosa stai facendo? Grazie Cesare, coordinati. Questo, tu non stai facendo niente. Di colpo è diventata notte, inizia a crearsi un po' l'ambiente. Infatti Tonno sta scegliendo il colore dei LED. Blu come la tuta di Superman. Però potrebbe anche essere verde criptonite. Verde criptonite, ma ci sono le parti verdi e quindi non risalta molto. È vero, colpa di casa mia adesso. Sì. Stanno per entrare da quella porta i nostri ospiti. Prego! Ciao! Ciao! È un po' strano perché io conosco questa casa. Ciao ragazzi! Ciao. Today is the big day. Today si filma il videoclip di Stupido Clark Kent di Rover. Dunque, siamo in un centro commerciale perché è ora di pranzo, mangiamo e poi iniziamo le riprese. Però, prima di tutto, devo andare a cercare un poster. Qui dovrebbero averne qualcuno nerd. Come non detto, non ne hanno. E mi sa che è un'altra libreria Coop che mi ricordavo, da un'altra parte a Bologna. Non l'hai fatto? No, il puto è un cecchino gigante. No, beh. Stanno parlando da un'ora di giochi di guerra. Che ti prendi, Tone? Prendo Gargadellini. Ma perché avete preso tutti così tanto cibo? Cioè, c'è Fra là che sta svaligiando tutto. Io ho preso un piattino misero. È vero, sei stato misero. Ma vi state tutti sfondando di cibo. Dobbiamo riprendere oggi, ragazzi. Avete stato. Anche te, Bea, anche te. E non devo riprendere. Giustamente, siamo a Bologna e Nicola ha preso i tortellini al ragù. Le patate. Amici a casa, i tortellini non si mangiano al ragù. Sappiatelo. Siamo tornati a casa, ci stiamo preparando. Stiamo cercando il giusto glitch, la giusta luce. Stiamo un po' capendo. C'è tensione. Che cosa ti turba? È proprio bello. Cosa ti turba? L'unico fatto è che se si mette così lo tagli un po'. Esatto. Io alzerei poco la camera. Oh, Nelson ti spiega la scena. Sei pronto? Sei carico? Spiegala con la telecamera. Allora, praticamente adesso ti dovrai alzare. Dovrai andare laggiù. Poi dovrai arrivare qui. Metterti lì giù. Prendere la cassetta, inserirla e via. Ok? Capito tutto? Perfetto, perfetto. Quindi messo di me per il corpo dall'altra parte. Sì. Tranquillo per il divano. Vai. Vai. Per fortuna è arrivato anche Luca alle riprese, così c'è qualcuno che ci fa che il caffè. Che fa il caffè, esatto. Perché ridi per la faccia che fa? Perché stavo facendo il fuoco. Dai, motore. Partito. Alzo un po' di più il telecomando. Popcorn. Batti, vai. Va bene, sì, sì, va bene. Stiamo per far esplodere una Pepsi sul divano di Beatrice. Non me l'hai agitato. Sei pronto, Fra? Falla esplodere ovunque. Buona la prima. Nicola non vuole perdersi l'esplosione. Azione. Il nostro pavimento. Mangiati la pizza, Fa. Stop. Perfetto. Bomba, 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 bomba. Tutto bene?
Ciao. Ciao Luca. Ciao amici di YouTube, alla prossima. Ti sta piacendo il video per ora? Sì, molto. Sei bene, bene, bene. Ciao. Abbiamo finito di fare le riprese sul divano. Fra, sei stato super bravo, ma adesso è il momento di andare in azione e uscire in mezzo ai pericoli della città. Bravo. Guardate la situazione com'è qui. Allora abbiamo una camera, un secondo punto camera che è tenuto su con dello scotch. E tonno che fa il gargoyle. Io faccio la vulpoi. Riprese in casa finite. Tutti a casa. E tonno, dobbiamo ancora fare tutte quelle all'aperto. Siamo tipo a metà video. Ma se esce a metà è più bello. Il finale è la descrizione. Mi sembrano delle scuse queste. No. Si va a mangiare. Nicola è morto. Si va a mangiare. Ma poi è finito, no? No. No. Siamo nel giapponese dove eravamo venuti già qualche vlog fa. Che a me non fa impazzire, però finiamo sempre qua perché alla fine di quelli più o meno in zona è il migliore. Cazzo, che entusiasmo che hai. C'è? Cazzo. Ah, Nicola, c'è da provare una cosa, un gunkan. Okay. Che se lo mangi sa di pasta all'arrabbiata e fa schifo. Allora non lo proviamo. Buon appetito a tutti, ragazzi. Arrivoci là. Non mi cagano. Buon appetito. Oh, ma sei pazzo, la privacy. Dobbiamo mangiare un po' in fretta per ricominciare a lavorare, almeno recuperiamo un po' di energie. Dentro questo biscotto della fortuna c'è il futuro della nostra serata. Pronti? Beh, è riuscito a mettere a fuoco che non mi prende più che schifo. Occhio a farti fare le riprese da Cesare, fa schifo. Vabbè, sto bigliettino dice non mollare mai, ragazzi. Non mollare mai. È perfetto. Siamo decisamente troppo pieni di cibo e di sonno per non mollare mai, però. Peccato. Sto prendendo i capelli. E io lascio la musica. Fra, direi che è il momento di rintutarti. Sprizza di gioia proprio. Anche te Nicola ti vedo fresco. Guarda, ne abbiamo aggiunto uno. Siamo a tre. Se stasera ci fermano deve scendere Fra che guida vestito da Superman. Mi sembra un ottimo modo per finire in galera. Questa cosa l'ho detta io e vorrei che speriamo che ci fermano così la finiamo di farla sta cosa. Sta venendo benissimo. Sì, sì. Comunque aggiornamento, non si vede niente. Siamo tutti fuori da un kebab baro che sta in questo momento tagliando la nostra carne per fare una scena dove c'è la comparsata di Frank come mangiando il kebab. Ciao Marco. E dopo farà un'altra comparsata. La giuccia estiva che oggi invece per noi farà il barbone. E basta. Avevamo perso Cesare. È nell'oscurità che piscia. Bravo Cesare. Stiva è il vero eroe di tutto questo. Tutto bene Stiva? Fatato. Fatato. Avresti mai pensato di finire a dormire per strada? In realtà sì. È una di quelle cose che mi aspettavo. Tone. Va tutto bene Nelson. Ragazzi, sta iniziando a piovere. È un problema questo. Ma proprio oggi doveva piovere. Come facciamo? Non so, mi interessa. Grazie al cielo siamo a Bologna. E a Bologna ci sono i Perché? Ci sono i portici. Grazie. Ci sono i portici a Bologna. Bologna, io ti amo. Sono l'1:39. Nelson, vaffanculo. Che cazzo si sveglio? C'è Cesare che ha la frutta completamente. Usce Magic Johnson. Cesare sta dicendo cagate da uno. Sono le tre di notte, due di notte sono tipo. E sta piovendo. Allora, polizia si è fermata qui per fare una foto insieme a Superman. Ore 2:40. Abbiamo fallito. Dovremmo tornare. Io non verrò. Bentornati, siamo qui di nuovo. Riuniti per continuare il video. Chi è carico? Ok. Ciao Fra, bentornato a Bologna. Grazie. Non vedevi l'ora, vero? Guarda che faccia piena di voglia. Guarda che Nicola è sparito. Nicola si è chiuso in bagno. Nicola? Sì. Ciao. Ciao. Tra l'altro Fra, io gli dovevo ricomprare il costume perché si era rotto durante l'ultima ripresa e mi sono dimenticato, quindi l'ho fatto cucire a Bea. Però c'è un buco a livello delle palle. Beh, stanno al fresco. Beh, posso fare più facilmente. Vero. Prima doveva togliersi il costume, ergonomico. È stata in realtà molto brava Bea, ma il costume era veramente sbragato di brutto e niente. Andate a riguardare il video, se è già uscito, e cercate i punti in cui si vede il buco del costume, perché sono sicuro ci siano. Avete notato che Nicola mi ha copiato la giacca? Io sono il cosplayer Sì, 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 ma poi abbiamo lo stesso zaino e anche lui gli occhi. Lo stesso capelli. Sono la versione pugliese di Nelson. Dopo facciamo una foto che va fatta. Insomma, ti vedo carico. Fra, portaci a mangiare. Cena di lusso stasera. Nicola si è preso tre panini. Uno, due e tre. Non so, inizia a fare questo undicesimo. Non è vero. Non sono un esperto ancora di questa telecamera, probabilmente non lo saprò mai, ma oggi è tutto giallo. Ma io non ho toccato niente.
È come in Joker, dovrebbe dare il cartellino. Sta ridendo a caso, sta ridendo a caso. Comunque non so quale bastardo mi aveva messo il bilanciamento del bianco come luce giorno, e quindi era tutto giallo. Adesso modificato è tornato ad essere verde, ci sta. Piccolo easter egg, qui, proprio lì, è dove ho girato le parti sportive del video della pioggia che non sapevo. Quindi si torna un po' alle origini perché filmiamo lì. Tra l'altro sempre una scena legata al mondo dello sport. Vabbè, siamo in un campo sportivo, potremmo girare solo questa, quindi in realtà il collegamento è abbastanza inutile. Ok, devo... Oddio! L'ultima volta abbiamo avuto dei problemi con le luci, nel senso che di notte, se non trovi dei lampioni, sei fregato. Cioè, qui è completamente buio. Si sono attrezzati e hanno portato dei faretti potentissimi con la batteria, così che non serva la connessione elettrica. La connessione elettrica è più quanto bella. Quanto sei bravo. Ci hanno salvato un po' la situazione, insomma. La svestizione del guerriero. Fra, fammi uno striptease. Ti canto la musichetta, vai. Anzi, tonno, tonno. La musichetta. Oh sì. Ti mancava, vero, il costume da Superman in questi giorni a Milano? Non mi sono messo la maglia da sotto. Hai freddo? Quando vuoi. Vai fra! Eccolo, gli stiamo facendo perdere 20 kg con queste riprese. Poverino. Poi al freddo mentre su. Accelera, filomacchina! Filomacchina! Che stai facendo, zio? Sto per morire giù per questa discesa per fare una storia. Vai! Non so come si frena. La puttana! Ciao. Ci autorizzi? Dio, dipende da cosa ci vuoi fare. Se per... Allora, lì stanno facendo delle riprese. Io mi annoio, sono completamente inutile. Quindi continuerò a cercare di ammazzarmi il longboard giù per la discesa. Si parte. Comunque quel ragazzo che ha filmato Nicola, non sappiamo chi sia, ma ci sta fissando da ore. Ci sta fissando da ore, cioè ci segue, ci guarda, ci giudica, ci dà consigli. Gli piace quello che stiamo facendo, si è fermato perché era incuriosito. Però non sappiamo chi sia, ci segue e basta. È un po' come quello che è entrato in casa di Crow89. Sì, vabbè, torno su. Stiamo per fare la scena dove forse Francesco morirà. Cesare, qualcosa da dire? Perfetto, grazie mille. Sconosciuto? Ottimo. Aspetta, come cazzi? Tonno? Ma cosa ti ricordavi dopo? Come sei giustificato? Per me un po' meno, però. Vai, Fra, grazie di tutto. Azione. Sei Superman! Abbiamo il cantante della band dei pinguini che sta riguardando la scena girata da Cesare. Gli è piaciuta? Ti è piaciuta, Nelson? Molto, molto, molto. Bravissimo, Cesare. Chissà se hai preso il fuoco. Io dico di no. No. Guarda, secondo me devi scegliere me per andare in esterna, per la mia ricchezza d'animo, per il fatto che io sia di nuovo tornato qui a Bologna, nonostante l'odio. Però io un po' Cesare lo amo. Ma tu non ti guardi mai? No, io non mi guardo mai. Perché non ti guardi mai? Perché ho paura di uscire. No, Tonno, scusa, scusa, non lo faccio più. Non buttarmela, ti prego. Dai, Tonno, ma... In realtà serve per una scena. Oh, Tonno. Merda. Che era, cos'è? Era tutto bagnato dentro. Di cosa? C'è dentro, c'è anche un assorbente. Vabbè, non guardare, no, non guardare dentro. Non guardare dentro. Dove ci porti di bello, Fra? A Bologna. Ah, ok. Cosa stai illuminando? Cesare, cerca di stare più di tre quarti. Perfetto. No. No. Ma vaffanculo, coglione, lami. Non mi vogliono neanche far fare la comparsa in questo video. Che tristezza. Francesco, che ne pensi di questo video? No. Che? No, cioè, la risposta a tutto, no. No, no, dai, ben sul serio, che ne pensi di questo video? Grazie mille. Tonno, che ne pensi di questo video? Ho freddo, freddo cane. Fa molto freddo, lo si può vedere dal capezzolo di Francesco. Dal pettorale è un chiodo. Guarda, non è un capezzolo, è un chiodo. Andiamo a martellare. Stiamo lavorando, Nick. Sì, sì, scusa. Abbiamo appena parcheggiato in centro, stiamo per uscire al freddo. Potete osservare la nostra carica, ormai è l'una di notte. No, è mezzanotte e siamo ancora delle fragoline di bosco. Vista oppure? O un super udito? Super vista, super vista. Perché? Scrivetelo nei commenti. È bellissimo andare in giro così. Grazie, Skate. Ti piace Bologna? No. A te piace Bologna? Sì, sì, comunque sì. Fra non ne può più, cioè veramente... Sì. Quanto sei stanco, Fra, da 1 a 10? Quanto ci stai odiando? Quanto non ascolterai mai più una canzone di Rovere? Non la conoscevo fino a domenica. Onesto, mi piace. Lo cancello dagli amici. La prima volta di Cesare su uno skateboard. Vai. Dai, proviamo ad andare di pancia. Dai, io ci voglio provare. Guarda, ci do la spinta, Nelson, fermo. Stai andando da Dio. Vai, 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 vai. Fa del male. Bellissimo, però.
Cosa è successo? Ma lo conosci? Oggi continuiamo ad attirare gente. Vabbè. Stiamo settando l'ultima ripresa del video. Non tanto perché abbiamo realmente finito, ma perché ci siamo rotti le palle. Sei pronto, Fra? È l'ultima, eh? Madonna, che bomba! Supera la camera. Wow. Bella posizione per finire il video, ragazzi. Sì! Ah, è strano perché siamo così stanchi, siamo così affranti che abbiamo finito ma non ce ne rendiamo conto. Cioè, ci potrebbe essere il trappolozzo, tipo che arriviamo a casa ma in realtà che trappolozzo sei tu che ci manca una scena o qualcosa non va bene. Lì, ma sì, in realtà, ripeto, in realtà ci mancano un sacco di cose, ma come ho detto prima, no. Ma ce ne mancano. Ma secondo me no. Delle skateate, delle corse, quelle ci mancano. Ma noi riusciamo a rattoppare. Rattoppiamo. Rattoppiamo di brutto. Sì, alla fine è giusto anche che abbia il suo gioco. Zero. È giusto che abbia anche il suo gioco e il montaggio video. Vero. Cesi, è tutto nelle tue mani. Sì. Comunque stai bene così, eh. Cioè con la giacca anche il cappellino stai bene, secondo me. Un figurino. Il fatto è che in scrittura di questo video abbiamo decisamente sottovalutato le location, la luce, le riprese. Ci siamo chiaramente inventati degli escamotage proprio in scrittura per riuscire in questo video, ma l'abbiamo sottovalutato e quindi ci abbiamo messo molto di più del previsto. Poi si unisce la stanchezza, si unisce la pioggia, il freddo. Ma ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati in fondo, ma dobbiamo ancora realizzarlo. E poi chiaramente dobbiamo vedere come viene montato, magari fa schifo. Ma sono fiducioso. Due guerrieri distrutti. Ma ci sono altre clip. Cioè, si gira ancora. No, basta, Nicolo. È Balini, Nicolo. Ciao, perché Nicolo, siete Balini. Il Nick. Bravo, bellissimo. Siamo alla frutta. E domattina ripresa Space Valley. Quanto performiamo, Cesare, domani da 1 a 10? 5. Che girate? Una roba coi panettoni. Dunque, siamo arrivati alla fine anche di questo backstage del video. Grazie ragazzi, veramente, per avermi aiutato, per aver fatto questo insieme. Grazie Cesare, grazie Nicola, grazie Tonno. Grazie Fra, sei stato un eroe veramente. Beh, Fra che eroe veramente, bravo Fra. Ci vediamo presto, uscirà il video, vi dirò. Ad aprile 2020. Ci vediamo ad aprile 2020. Fate i bravi.